Onesti Group è importatore e distributore di Portobello Road da poco più di un anno e ci hanno chiesto di trovare un rappresentante di spicco del panorama italiano nel mondo cucina e quindi abbiamo pensato a Carlo Cracco, Filippo Sisti che è già una persona che collabora con la nostra azienda e quindi già conosceva Portobello, già era apprezzato, abbiamo chiesto loro se erano interessati a questa opportunità e sono stati molto molto disponibili e hanno subito accolto con favore e quindi hanno aderito, si sono interessati nello sviluppo della ricetta e quindi anche grazie al nostro lavoro siamo riusciti a mettere in contatto il mondo gin con il mondo cucina, ci è piaciuto perché è una cosa un po' diversa, nuova, che finora forse non era ancora stata fatta, presentata sul mercato. Sarà comunque una chicca, un'edizione limitata perché ogni anno Portobello Road sceglie qualcuno con cui fare un'edizione speciale di Portobello Gin. E come si potrà fare per accaparrarsi una di queste 1000 bottiglie in edizione limitata? Una parte saranno sicuramente a disposizione della segheria Carlo e Camilla e una parte le avremo noi in distribuzione. Il prodotto arriverà ad ottobre più o meno, la data precisa ancora non la sappiamo. Sarà in distribuzione ovviamente per la clientela un po' più ricercata, un po' più speciale, visto che comunque le bottiglie non sono tantissime, già abbiamo avuto qualche richiesta non appena si è sparsa la voce, quindi presso le migliori enoteche o direttamente presso qualche nostro rivenditore. Innanzitutto è una serie limitata, no? Perché questo è un gin che verrà prodotto una volta e poi basta. Per cui quelle bottiglie diventeranno molto esclusive. Ma non è l'obiettivo quello di fare una cosa esclusiva, l'obiettivo è quello di fare un gin diverso che possa aprire un po' il mercato a qualcuno di diverso che oggi magari non affronta perché è troppo difficile, troppo duro, troppo maschile, eccetera. Per cui un prodotto pensato per, diciamo, includere e non escludere. Il bello di questo gin qui è che è un gin molto versatile, lascia spazio a tantissime cose, quindi è un gin creato per la miscelazione, non è creato per essere bevuto puro, quindi cosa deve fare? Deve lasciare spazio, ok? Deve lasciare spazio alla preparazione, deve solo sostenerla, capito? Quindi essendo un gin molto profumato, molto caldo in bocca, molto tropicale, lascia spazio per tantissimi cocktail. Per tutti, no? Diciamo che un sour con un frutto tropicale piace a tutti, capisci? Mentre magari un cocktail con del whisky, come può essere un old fashion, hai sicuramente un margine molto molto ridotto, capisci? C'è una stagione dell'anno in cui è particolarmente adatto per l'utilizzo nei cocktail? No, guarda, è stato appunto creato per quello, cioè il drink viene chiamato, che presentiamo noi, si chiama Tropical London, proprio per far capire che è un gin che va bene per tutto, cioè per tutto l'anno, perché comunque è un sinonimo di freschezza, cioè se no pensa magari a paesi come l'Inghilterra che magari vedono il sole un po' meno di noi, cosa fanno? Non possono bersi un drink fresco magari durante l'inverno, quindi dai, è un cercare di non limitare, io ho sempre detto che bisogna eliminare i paletti. Per fare sperimentazione, per fare innovazione bisogna eliminare i paletti e qui di paletti non ce n'è, quindi facciano quello che vogliono, lo usino come meglio credono, noi abbiamo solo fatto la nostra ricetta, non ci sono consigli su come utilizzarlo, che facciano quello che vogliono e che sperimentino, basta.